Del trascorso rimangono queste diapositive. Della maggior parte dei miei lavori eseguiti nei marciapiedi, con gessi policromi, non ci sono foto. Non voglio vivere di nostalgia o ricordi. Piazze e disegni. Europa. Murali di qua e di là. Amici. E impegno sociale. Non vi racconto i soprusi dei poteri e l'indifferenza dei tanti che si dispiacciono, del disegno a gessetto che si cancella. Peccato. È sprecato. Nessuno ci può speculare. Eh sì, mi rimetto in ballo, dopo anni senza la piazza. Non faccio nomi. Chi sono i nuovi padroni? Il solito muro. Il perbenismo dell'indifferenza, gli abominevoli regolamenti comunali, la marea di associazioni culturali onlus, il fottuto meschino moralismo del «sei sprecato». La mia piazza, la pietra liscia, porfido, dove si deve sfumare il gesso il meno possibile. Bisogna disegnare a tratto. Un autodidatta ha bisogno di sbagliare il più possibile, ricevere da ogni errore una lezione. L'unico requisito che ho sempre praticato è l'umiltà di accettare gli inciampi e darmi più tempo nello studio. Crescere per gradi. Tempo. Spazio. Senza mai sentirmi arrivato. Conservando intatto l'amore per il mestiere. Gessetto. Ginocchia. Culo a terra. Senza intermediari di mezzo. Sfruttatori. Io. Voglio continuare a disegnare per la strada.
Torino è la città dove ho vissuto. Ho studiato grafica pubblicitaria. Dopo aver finito il suo ritratto, la sua risata non si fermava. Mano nella mano, entrammo alla Feltrinelli. Le regalai Sulla strada di Kerouac. Vagammo, cenammo, ci sdraiammo sull'erba del giardino reale e facemmo l'amore. Pietro mi è venuto a trovare. Era il mio prof di grafica. Inizialmente mi stava... Ci siamo capiti, no? Non appena facevo osservazioni sui miei disegni, io ribattevo duro. Non dimentico. Tu, Domenico, sei un ribelle di natura. È l'unica persona che sia riuscita a farmi cambiare punto di vista. Da allora siamo diventati amici. Mi piace ascoltarlo. Tutte le volte che ci incontriamo, mi fa comprendere, scoprire. Mi dà lezioni. E questo mio apprendere dura da anni. Domenico, trovati la tua strada. Intendo disegnare per la strada un dipinto di un autore. Vuol dire avvicinare all'arte, il pubblico della strada, un pittore minore al servizio dei grandi pittori. I madonnari tendono a disegnare il volto molto grande. Io disegno dimensioni quasi reali e riproduco l'opera. A volte aggiungo della grafica pubblicitaria. Comincio a vivere la vita grama, fuori dagli schemi. Miseria dell'esistere. La mia testa dura mi dice di viaggiare in compagnia dei gessetti policromi. Ma sai, ultimamente nelle grandi città mi trovo a disagio. Certo, rispetto alla vita del paese, in città c'è tanto. Ma resto scettico. Come ti ho detto, la pittura è la mia compagna. Oltre ad essere un mestiere, è anche un fatto individuale. È quando la pittura entra in circolazione che tutto si corrompe. Del resto, ci sono troppi che screditano il mestiere. È difficile vivere come vivo io, ma amo la poetica del dipingere. Non cerco cooperative, ma vivo.
esistono prove. Madonnaro senza madonne. Ci sono ancora mattacchioni come me in giro per le piazze. Sembra che non resterò mai da solo. La scuola mai riuscita. Tutti i miei omaggi a Castelbuono risultano vani. I miei piedi nudi cercano un profondo contatto con la terra. Il jazz è la mia musica. C'è un filo diretto tra il mio disegno ed il jazz. Per impostare un disegno per terra. Per impostare un disegno per terra. Usiamo prima a fare la traccia generale, facciamo le proporzioni. Le proporzioni le dobbiamo fare a occhio. Teniamo presente una cosa, che noi siamo il pubblico, il pubblico guarda come gli altri. Per cui noi dobbiamo avere anche questa elasticità di fare vedere l'immagine che disegniamo per terra come se è qualcosa di tridimensionale. E usiamo l'escamotage di fare tutti i tratti in forma geometrica. E andiamo solo a porre. Cominciamo intanto con il video. Allora, no, lo faccio io. Poi dopo te lo faccio. Poi ti faccio colorare un po'. Poi tu magari ti prendi un giornale, io non lo vedo. E io sono convinto. La domenica. Thank you.
compito di un curatore è appunto di armonizzare una pluralità di voci o stili e unire due esigenze: la coerenza del percorso e la libera espressione degli autori. La pittura è un cantiere, un'incredibile impresa che si evolve. La ricerca costante, non solo sul colore ed il segno. Spesso i passi avanti si fanno a costo di dimenticare alcuni progressi acquisiti. In pittura non ci sono più scoperte importanti. Bisogna continuare a dipingere. Ed è meglio abbandonare l'idea di appartenenza e di originalità. La capacità creativa mi appartiene in quanto artista, armato di sensibilità ed estrema fragilità, che mi fa vedere la fame. Nella paura di morire di fame, scavalco la paura, percezione del presente, ed accedo ad una temporalità estesa e profetica. Domani andrà. L'aspetto più incredibile degli avvenimenti inspiegabili è che accadono. Ma come prendere improbabili sorrisi da queste sagome umane? La gente sembra rilassata. Ho il sospetto che sia affannata o indifferente. Forse pensa. Sono stufo di essere il servo, e per di più in un paese democratico. Il servo
vuole essere il padrone. Giocano a guardie e ladri. Tutti cercano di scoprire per non essere scoperti. Nei secoli, blocchi di finzione mi guardano. Non capisco se mi invidiano o mi odiano. Barbone. Thank you.
When you do, oh, baby, we'll find a toe, and he will never let you go. Talking about Mr. Rhythm, if your woman is cheating, all your man says he's leaving. Better get yourself some dancing shoes and syncopate your weary blues. Shuffling along with Mr. Rhythm. Now, Mr. Melody. You feel like a sad sack. Mr. Rhythm has what you lack. Better get yourself some jack. Lay back and let yourself relax. Leave everything to Mr. Rhythm. Che mi hanno lasciato solo.